Passiamo alla prossima presentazione. Il titolo è lo strumento digitale Museum Finder. La presentazione sarà fatta da Nico Scavadas. Ci conosciamo da tanti anni, io e Nikos, nato anche lui a Lefkada, è un libero professionista, ha creato vari portali, tra quelli ha creato il suo portale di notizie online My Lefkada. Un'altra opera importante, lui ha creato un dizionario online dell'idioma di Lefkada, il lessico Lefkada Gia. Lui ci parlerà di un'altra sua creazione, del Museum Finder. Dico la parola a te. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti i partecipanti, grazie dell'onore di questo invito per parlare del Museum Finder. Spengo la camera per non rallentare ulteriormente la velocità della mia connessione, visto che mi trovo in un albergo. Condivido lo schermo. Spero che si veda il mio PowerPoint. Una mia cara. Si vede. Το Museum Finder. Το Museum Finder είναι. Che cosa è il Museum Finder? È un tentativo volontario per raccogliere ed evidenziare tutti gli spazi museali della Grecia. Mira a colmare il divario che esiste in quest'area nel panorama della Grecia. Il motivo del lancio di questo link è stata la constatazione che nel 2017 la più piccola regione della Grecia, Lefkada, aveva allora 18 spazi museali. Allora mi sono chiesto se Lefkada ha tanti musei, tutta la Grecia, quanti musei ne avrà? Cercando di trovare una risposta alla mia domanda, ho constatato che non ci fosse una piattaforma con informazioni riguardanti i musei della Grecia, piattaforma utile anche per i rappresentanti, i responsabili dei vari musei, per promuovere le loro azioni, ma anche l'esistenza del loro museo. Questa è stata la domanda a cui ha cercato di rispondere Museum Finder. E inoltre l'obiettivo era anche una promozione gratuita dei musei. L'utilizzo è molto facile. Ogni utente può trovare informazioni per qualsiasi museo con pochi clic. Si entra nella barra di ricerca, in alto di ogni pagina, si può scrivere una parola chiave o selezionare una categoria museale, musei archeologici, storici, tematici, o fare una ricerca in base al comune o in base alla regione. Per trovare un museo della zona. Anche per gli utenti che utilizzano i cellulari, possono fare la geolocalizzazione stabilendo un raggio chilometrico e chiedendo se in questo raggio ci sono dei musei da visitare. Per esempio, farò io adesso una ricerca per Lefkada, visto che sono anche delle isole ioniche, regione di Lefkada. Allora, ότι στη Λευκάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν 21 μουσεία.
Allora, risultano 21 musei all'isola di Lefkada. Fatta la ricerca, escono alcuni filtri. Possiamo selezionare a musei con accessi per i disabili o musei con entrata gratuita. Selezionando, per esempio, entrata gratuita, usciranno i musei con l'accesso libero. Per esempio, seleziono il museo di Agelos Gellianos, uno dei più recenti musei di Lefkada, un notevole museo. Posso vedere le fotografie dall'interno del museo. Posso trovare informazioni importanti per il museo e descrizioni. Le collezioni del museo, un video, nei casi che c'è un video disponibile, gli orari di apertura, le ore di apertura, gli orari di apertura, l'indirizzo, i contatti, telefono, email, informazioni per il costo del biglietto e la posizione esatta sulla mappa. Eventualmente, utilizzando la geolocalizzazione e trovare il percorso per arrivarci. In più, possiamo anche fare dei commenti dopo una visita, creando un account sul Museum Finder. Il visitatore può lasciare un commento per il museo che ha già visitato e vuole lasciare un voto. Vediamo quanti sono i musei in Grecia. Nel Museum Finder, nelle nostre categorie, musei archeologici, bizantini, tematici, religiosi, marini, di guerra, di tecnologia, della storia naturale. Una delle difficoltà che ho affrontato e continuo ancora ad affrontare è che non sono specializzato riguardo ai musei, non sono museologo. È un tentativo volontario. Non c'è accanto a me un scienziato per aiutarmi riguardo alla museologia. Eventualmente ci sono anche altre categorie museali che io non ho inserito nel Museum Finder. 674 sono i musei che ho registrato. È un numero impressionante. Eventualmente superano in realtà gli 800 i musei in Grecia. Mi arrivano messaggi da utenti e mi informano che ci sono anche altri musei che non ho inserito nella piattaforma. Potete trovare informazioni per 674 musei per il momento. Da maggio 2017, quando è stato lanciato il Museum Finder, fino al 25 giugno del 2022, l'altro ieri cioè, hanno visitato la piattaforma 214.000 utenti unici, 214.473 per precisione. Sessioni online sono state 293.000. Vi spiegherò dopo che significa esattamente questo dato statistico. In fondo, le visualizzazioni hanno superato il 500.000. Permettetemi di
di dare qualche specificazione riguardo a questi dati. 214.000 utenti unici, pensate a 214 persone che hanno comprato un libro. Le sezioni online significa l'hanno preso questo libro e poi l'hanno lasciato sulla scrivania. E questi sono 293.000, mentre le visualizzazioni sono tutte le pagine che tutti quanti gli utenti hanno letto da queste visite online. Από το σημείο που μιλούσες για τα πόσες χιλιάδες συνολικά προβολές, πόσες χιλιάδες προβολές. Προβολές σελίδων σημαίνει le visualizzazioni significa il numero delle pagine che sono state lette da tutti gli utenti insieme, con l'esempio del libro che ho detto prima. 506.000 pagine sono state lette. Il museo più popolare, il museo Fighter nella piattaforma, è il museo militare di Kalpaki, nel comune di Pogoni. Non è strano questo fatto perché un museo così sconosciuto e piccolo diventa il più popolare. Diventa il più popolare perché non è registrato in nessun'altra piattaforma, c'è solamente nel Museum Finder. Mentre il museo di Acropoli ovviamente ha la sua propria pagina internet, allora i visitatori quando cercano informazioni vanno direttamente sulla piattaforma del museo, mentre questo piccolo museo di Kalpaki, non avendo un sito internet e nessuna promozione, chiunque cerca informazione passa dal Museum Finder, perciò diventa il più popolare. Quello con le meno vedute è la collezione nel folklore di Pissoderio nel comune di Prespes. Il comune con più musei ovviamente è il comune di Atene, mentre quello con il minor numero di musei è Ordea, Aptolemaida. Ci sono però dei comuni per i quali purtroppo non ci sono ancora musei censiti nel Museum Finder, come per esempio il comune di Agistri, che per il momento non è inserito nel Museum Finder. Parliamo allora per i problemi della piattaforma Museum Finder. Due sono i principali problemi che affrontiamo nello sviluppo del Museum Finder. Il primo è l'inesistenza di una versione inglese della piattaforma, in quanto la traduzione dei contenuti richiede un inglese specializzato, perché i testi sono testi specializzati con una terminologia specifica, non è l'inglese di ogni giorno. Allora è un ostacolo importante la traduzione. Il Museum Finder per il momento è solamente in lingua greca e malgrado questo ha tanti visitatori. Eventuale traduzione in lingua inglese può moltiplicare moltissimo il numero dei visitatori. Il secondo problema è il tempo libero minimo disponibile, visto che faccio questo lavoro nel mio tempo libero e questo tempo libero
sempre più ridotto, visti tanti impegni. Non ho abbandonato il mio lavoro con il Museum Finder, anzi sto preparando la sua seconda versione, che vuole colmare vuoti tecnici che all'inizio non avevo previsto. Io parto dall'amore, dall'amore per i musei come un visitatore appassionato. La seconda versione è quello che ci interessa. Mi interessa è dare la possibilità ai gestori dei musei di aggiornare da soli le informazioni che riguardano i loro musei, per esempio gli orari di apertura, e dare informazioni valide. Per esempio, la validità delle informazioni del Museum Finder è un elemento molto importante. Per esempio, se qualcuno entra nel Museum Finder, trova l'orario di apertura di un museo, che l'orario non è aggiornato ed è sbagliato, allora non solo non si è risolto un problema, ma gli abbiamo aggiunto un problema. Perciò nella seconda versione del Museum Finder, i rappresentanti dei musei, ma anche i semplici utenti, per esempio per un piccolo museo nel quartiere, un cittadino che vuole adottare il museo del suo quartiere può aggiornare di persona i dati e le informazioni che riguardano questo museo. In un secondo momento l'obiettivo è che la nuova versione possa consentire agli utenti o consentire ai musei di vendere i prodotti dei loro musei o agli utenti di acquistare direttamente i biglietti tramite la piattaforma. Questa soluzione può permettere al project di autofinanziarsi. Per esempio, anche il fatto che i musei possano vendere dai loro prodotti, dai loro marketplace, dal loro negozio, si può creare un marketplace per tutti i musei. Queste sono le mie idee. Vuoi chiedere un museo? Vediamo se è inserito nel Museum Finder. Quale zona vorresti visitare? Io vi propongo i musei tematici. Davvero troverete dei tesori. I musei tematici sono davvero notevoli. Ho inserito anche un museo del Vimini, della creazione di cesti di Vimini. I musei tematici sono davvero molto interessanti. Per esempio, a Karditsa, la città di Karditsa, è il museo della polizia. Ci sono persone che visitano il paese col desiderio di visitare i musei del paese. Per esempio, ho visto il Museo del Pomodoro. Il Museo del Pomodoro, se mi ricordo bene, si trova a Santorini. Facciamo la ricerca. Ecco, lo sta a Santorini. Questo è il museo del pomodoro. Si tratta di una piccola fabbrica dove preparavano le conserve di pomodoro. È un museo meraviglioso.
Con entusiasmo l'ho scoperto. Ο Άγγελος Μαγκλής έστειλε στο chat του Μουσείου Αλωνίου. Άγγελος Μαγκλής. Κώστας και Άγγελος Μαυρίδης. Ha mandato per esempio un altro museo. Infatti, quando ci sono musei che non conosciamo, gli interessati possono contattarci e darci i dati del museo che manca dalla nostra piattaforma. Davvero per me sarà un piacere inserirlo nella mia piattaforma. Non ho nient'altro da aggiungere, vorrei ringraziare i partecipanti per la loro attenzione. Chiedo scusa per i problemi tecnici. Come ho già detto, non sono in Grecia, mi trovo in un albergo all'estero, perciò non potevo presentare una cosa più completa. Vi ringrazio tanto. Grazie tante Nico della tua presentazione, era molto interessante. Pensavo, può essere che qualche comune, qualche regione, che può essere che abbiano già previsto la registrazione dei musei della loro zona, del loro comune, però eventualmente non sono nemmeno aggiornati, ma non c'è qualcosa, una piattaforma per tutta la Grecia. Hai coperto un'enorme estensione geografica, è una cosa molto importante, specialmente per le persone che fanno delle gite, escursioni, e desidero anche conoscere i musei e la storia del luogo che visitano.